Ma la situazione attuale non è una situazione adeguata, bisogna modificarla e qui i compiti sono da un lato del Parlamento che deve modificare le norme del testo unico sulla sicurezza del lavoro e dall'altra però anche del Ministero della Pubblica Istruzione che deve emanare una normativa specifica che tenga conto delle esigenze particolari del settore scolastico. Naturalmente qui non credo che si possa risolvere il problema semplicemente prendendo una parte di responsabilità dei dirigenti scolastici e addossarla ai dirigenti degli enti proprietari della scuola, perché anche lì poi si riproporrebbe un problema analogo. Quindi noi dobbiamo cercare di capire chi sia realmente il datore di lavoro, nella scuola così come negli enti proprietari delle scuole. E questo è un problema che non è risolto in modo adeguato. Perché noi abbiamo un fenomeno che si nota in tanti enti pubblici, il fenomeno dei datori di lavoro che in realtà non sono muniti di autonomi poteri decisionali e di spesa. E questo contraddice un'esigenza di fondo. Ora quindi si tratta di capire se il Ministero della Pubblica Istruzione è in grado di individuare in maniera più corretta il datore di lavoro nelle scuole e mantenendo invece il quadro giurisprudenziale normativo attuale, si tratta anche di aiutare allora il datore di lavoro, dandogli degli esperti lo aiutino nella individuazione dei rischi, ma anche poi affrontando il problema che è stato posto dalla giurisprudenza, dalla Cassazione nei processi penali, cioè se tu non hai le risorse sufficienti devi interrompere l'attività se è necessario per garantire la sicurezza, ma anche questo è un problema che va disciplinato in maniera esplicita in modo da evitare che poi magari uno lo faccia e l'altro non lo faccia e non sappia bene se lo deve fare o non lo deve fare. Cioè c'è bisogno quindi di un duplice intervento del Parlamento e del Ministero della Pubblica Istruzione.